Ringrazio tutte le compagne e i compagni per la loro partecipazione. Questa è, diciamo, l'iniziativa clou del Partito dei Comunisti Italiani verso quasi la fine, ci manca ancora una settimana di una durissima campagna elettorale. Allora, vi illustro le presenze alla Presidenza. Abbiamo qui al mio fianco la consigliera regionale, Donatella Bortolazzi, segretario provinciale della Federazione del PDC Giovanni Venturi, c'è neanche bisogno di presentazioni, il nostro segretario Oliviero Di Liberto, e Piero Mannini, sempre nostro candidato nelle liste del Senato. Io sono Stefano Pierali, il presidente federale del PDC. Direi che è ora di dare via al dibattito, perché ci sono molti interventi e molte cose da dire. Do immediatamente la parola al nostro segretario Giovanni Venturi. Carissime compagne e carissimi compagni, vi ringrazio di essere intervenuti questa sera qui in questa iniziativa che abbiamo organizzato, per noi molto importante. È quasi 20 anni che faccio il militante per il Partito Comunista, prima nel PC, poi a Rifondazione e oggi nel PDC. Ho svolto numerose campagne elettorali, difficili e tutte importantissime. Abbiamo vissuto una serie di soddisfazioni miste a dispiaceri, dai dibattiti alle manifestazioni in piazza, dai banchetti all'attacchinaggio dei manifesti, sempre pronti a rispondere va bene ad una telefonata di qualche compagno che ad ore più disparate per l'attacchinaggio dei manifesti ti chiamano e tu dici va bene, partiamo, sono le 23:30, si esce, ci troviamo davanti alla sezione, si parte per l'attacchinaggio dei manifesti. Poi semmai alle 6 del mattino sei nel turno di mattina appunto e devi montare in fabbrica. In tutte le campagne elettorali i militanti comunisti hanno dato nei fatti sempre un'autentica prova di attaccamento al partito, e anche in questa campagna elettorale si sta riverificando per moltissimi militanti. Grande la voglia di contribuire per mandare a casa questo governo sciagurato, altrettanto grande è l'intento di dare e di fare la propria parte per far crescere il Partito dei Comunisti Italiani. Il sacrificio fa parte della nostra battaglia politica. Noi siamo fieri e convinti di essere dalla parte giusta, dentro il Partito dei Comunisti Italiani, con i suoi ideali, le sue idee, le nostre convinzioni, e orgogliosi della nostra storia, dei nostri ideali, al di là delle infamanti dichiarazioni del Cavaliere Nero che gli italiani sapranno giustamente interpretare al momento del voto. Questa brutta campagna elettorale è molto diversa da tutte le altre, sì, io la definisco molto brutta. Hanno creato un grave clima di tensione che è arrivato ad un livello veramente inaccettabile, non per ultimo le gravi minacce al nostro segretario. Hanno voluto un sistema elettorale che a me non piace, è con il sistema proporzionale, sì, ma questo proporzionale che le destre hanno messo insieme mi appare un enorme trabocchetto. Una campagna elettorale, dicevo, dove il personalismo viene esaltato e sovrasta orridamente le idee, gli ideali, i progetti dei partiti. Hanno fatto in modo e maniera che i partiti non siano più quei contenitori pieni di idee, di progetti, di cose, ma siamo semplicemente al D'Alema, ai Fini, ai Casini, ai Berlusconi, ai Bertinotti. E lo stile USA si tocca con mano nei confronti televisivi, dove io li definisco degli autentici varietà televisivi, dove non contano i problemi dei lavoratori o dei pensionati o dei giovani, conta il vestito, la pettinatura, conta far vedere comunque che un socialista può stare bene anche a destra o che uno di destra può stare bene anche al centro democratico, al centro laico, o conta far capire che chi votava Margherita ora può benissimo votare anche Forza Italia, o viceversa, basta che tu sia democratico. Per arrivare poi alla bellezza dell'ultimo annuncio del Cavaliere che vuole fondare il Partito del Popolo Italiano.
Con questo hanno davvero raggiunto il fondo del barile. Quindi si può stare di qua e di là, per non parlare dei partiti. Possiamo riscontrare la nascita di partiti liberali e radicali socialisti, oppure democristiani socialisti, oppure cattolici, laici, sociali e alternativi. Tutto ciò non può convincere. L'ambiguità questa volta non pagherà in termini di voti e di consenso popolare, perché chi vuole più diritti e meno privilegi pretende la chiarezza, perché chi vuole la laicità dello Stato pretende chiarezza senza esitazioni in ciò che si dice e in ciò che si fa. Dobbiamo restituire dignità alla politica. Io penso che per queste motivazioni che il nostro segretario ha riscosso un notevole apprezzamento quando è stato a Matrix. Io, ma tutti coloro che lo conoscono, non si sono stupiti più di tanto. È stato Oliviero Diliberto. Certo, in quell'occasione è molto brillante. Ma chi si è stupito favorevolmente è stata quella numerosa fetta di italiani abituati ad ascoltare i Rutelli, i Bertinotti, i Fassino. Il nostro segretario è stato molto bravo e semplicemente schietto e chiaro. Così come lo è in questa fase, e deve continuare ad esserlo, il PDC. Quindi siamo sulla giusta strada, segretario. Proseguiamo per questa strada. Esaltiamo ciò che ci caratterizza dentro l'Unione. Continuiamo a portare avanti la nostra lotta politica senza titubanza e con estrema chiarezza, difendere e sostenere i nostri ideali. Continuiamo a lavorare con fierezza e convinzione per dare continuità ad un partito che ha contribuito a far nascere e costruire l'Italia democratica contro il nazifascismo. Continuiamo a combattere per sconfiggere i privilegi, le ingiustizie e le guerre. Sino a quando ci saranno le ingiustizie, ci saranno i comunisti a combatterle. Riguardo le nostre liste elettorali, considero molto positiva la presenza degli indipendenti, coloro che condividono con noi il nostro percorso e nonostante la consapevolezza di molti di essi delle remote possibilità di essere eletti. Guardo l'amico Piero Mannini, per esempio, indipendente, che sin dall'inizio ha garantito la sua massima disponibilità a lavorare con impegno per il PDC e per la nostra lista. In una posizione in lista la sua direi molto tranquilla quanto la mia. Ma nonostante questo, il mio impegno e il suo impegno è stato e continuerà ad essere un grande e importante impegno per il partito. Come si dice in questi casi, gente che va, gente che viene. Coloro che scelgono di uscire dal PDC per un posto al sole in altre liste con altri partiti e coloro che mettono davanti all'ambizione personale la voglia di fare politica, la politica di sinistra. Vogliamo rivolgere un sincero apprezzamento e tengo a rivolgere un sincero apprezzamento a tutti i nostri candidati della lista provinciale, dei nostri candidati della provincia di Bologna, parlo della compagna Donatella Bortolazzi, la compagna Filomena Crispino, la compagna Mara Biondi, la compagna Adriana Laltrelli, Roberto Bozzi, Piero Mannini. Un grande apprezzamento per i nostri militanti. In molti stanno svolgendo un impegno con dedizione, stanno svolgendo un ottimo lavoro. Vi comunico che sono presenti questa sera con noi attivisti del Comitato Nazionale per la Legge di Iniziativa Popolare per una Buona Scuola per la Repubblica. Il Partito dei Comunisti Italiani, il nostro partito, esprime apprezzamento per tale iniziativa da voi intrapresa e manifestiamo anche in questa occasione la nostra convinta adesione. Abrogare la legge Moratti come la legge 30 oggi rappresenta un'autentica esigenza. Vi invito, se non l'avete già fatto, a porre la vostra firma. Comunico che al 27 marzo sono state raccolte 30.000 firme per abrogare la legge Moratti. Oggi considero ciò che ci circonda, non possiamo fare altro che andare avanti e continuare ad essere semplicemente comunisti italiani. Ho finito, carissime compagne e compagni, permettetemi di concludere con il mio intervento come ho concluso il nostro congresso regionale.
Lunga vita al Partito dei Comunisti Italiani. Do subito la parola alla nostra consigliera regionale Donatella Bortolato. Allora, buonasera a tutti. Io mi ero preparato un discorso, ma penso che voi siate molto più interessati a sentire le parole del nostro segretario nazionale, che ci ha fatto fare, ci fa fare sempre bella figura, quindi io cercherò di essere il più breve possibile. Mi piace molto lo slogan che abbiamo per questa campagna: fai vincere i diritti contro i privilegi. Ecco, io credo che il nostro impegno, quello che stiamo facendo, deve essere proprio questo, cioè far sì che ritornino a valere i diritti e che i privilegi vengano annullati. Dobbiamo combattere quindi tutto quello che in questi anni il virus del berlusconismo ci ha messo dentro, ha messo dentro anche in parte del centro-sinistra purtroppo. Quindi dobbiamo combattere, dobbiamo far sì che dopo il 9 aprile, se, come spero, come speriamo tutti, vinceremo le elezioni, dovremmo far sì che sia finito il tempo dei furbi, degli arrivisti, di quelli che si cambiano le leggi, di quelli che fanno le leggi per gli amici. Tutto questo dobbiamo essere dentro la coalizione, dobbiamo far sì che tutto questo non ci sia più, proprio perché deve tornare ad avere voce la gente, le persone. Soprattutto dobbiamo fare in modo che la nostra presenza sia incisiva, sia uno stimolo, sia un pungolo, perché come ha detto sempre il segretario nazionale, il programma dell'Ulivo, quelle famose 200 e passa pagine che viene in questi giorni molto stravolto, forse letto tutto assieme è un po' complicato, ma prendere pezzo per pezzo, argomento per argomento, ebbene, se noi saremo lì, saremo dentro al governo, se saremo in questa coalizione e questa coalizione cercherà di portare avanti quello che è stato scritto, che comunque è un compromesso, perché lì non c'è scritto ad esempio come vorremmo noi che si abrogherà la legge 30, però noi dobbiamo cercare di far sì che ci si avvicini di più a questo obiettivo. Ecco, se noi saremo presenti in questo programma e se i nostri alleati si manterranno su questo programma, noi dovremo essere con loro, perché è molto importante che alcune delle cose che io ho letto leggendo il programma, mi sono fatta questo sforzo, soprattutto, no, tutto l'ho letto, parti che mi interessavano, tipo la sanità, il lavoro, la scuola, quelle più che mi sentivo più vicine. Ecco, soprattutto sulla sanità penso che sia un programma abbastanza buono, che va nell'ottica che era quella della riforma Bindi, la famosa riforma Bindi, che era un'ottima riforma, secondo me, della sanità. Ecco, ripeto, cerchiamo di lavorare questi ultimi giorni, di reggere fisicamente, psicologicamente, naturalmente qui c'è chi fa molta più fatica di me, però per una neofita come me vi assicuro che non è facile essere comunque sempre in giro, sempre a contatto con la gente. Mi va bene, su un palco ho già qualche difficoltà in più. Comunque ripeto, cerchiamo veramente che dopo il 9 aprile, se vinceremo, sia finito il tempo dei furbi. E niente, cerchiamo di lavorare tutti per questo obiettivo. Grazie. Il nostro candidato indipendente Piero Mannini. Come indipendente è una difficoltà iniziale, sono un po'... Non so come mi rivolgo al segretario, lo chiamo segretario, onorevole, professore. E quello che stavo dicendo, credo che se me lo consenti da indipendente, compagno sia una cosa migliore. Io ho già parlato altre volte del perché di una scelta a sinistra. Una scelta a sinistra che giudico oggi importante perché vedo un grande ammassarsi al centro, sia nell'Unione sia da parte della CDL. Noi vediamo che tutti cercano i voti del centro, ma i voti del centro poi per fare quale politica? Per fare la politica delle cordate, delle scalate? Mi sta bene una politica delle cordate per acquisire una banca, se c'è poi un ritorno per la gente, se devono essere solo consulenze che vanno ai manager, forse c'è qualcosa di sbagliato, dobbiamo pensarci. Cioè, noi abbiamo bisogno di modificare questo paese. Abbiamo bisogno, io da cittadino dico che vorrei una scuola che mettesse al centro i ragazzi e gli insegnanti e che ruotasse intorno a loro. Vorrei una sanità che facesse la stessa cosa, una sanità che ruotasse intorno ai malati e dove, senza far demagogia, ci si possa tutti curare tranquillamente, senza il bisogno per i ministri della Repubblica, se hanno dei problemi, di andare in Svizzera.
Io vorrei che la sanità funzionasse in Italia e noi dobbiamo stare qua, perché la gente non può tutta andare in Svizzera a curarsi. Forse qualche ministro sì. L'altro problema grande che abbiamo, credo che sia quello del lavoro, che sia quello dei nostri giovani, penso che ne parlerà senz'altro il compagno Di Liberto. Io qui da imprenditore posso solo dire una cosa, che non credo che la maggioranza degli imprenditori, specialmente dei piccoli come me, possino pensare di vivere meglio in una società piena di lavoro precario. Con il lavoro precario i nostri collaboratori non restano in azienda e noi il nostro problema non è quello di metterli a casa, è quello che continuino a lavorare, è quello che siano insieme a noi, che tutte le mattine quando noi ci alziamo andiamo in ufficio ci ritroviamo a lavorare con noi, è di non perdere competenze. La perdita di competenze ci porta via ricchezza. Se noi continuiamo a fare un mondo di precari, non dobbiamo intanto confondere la flessibilità in entrata nel mondo del lavoro con la precarietà a vita. Con un mondo di precari non c'è futuro per la nazione. Non si prendono mutui casa, non si fanno figli, non si mette su famiglia. Questo senz'altro è un qualcosa che questo Paese non si può permettere. E se vogliamo modificare queste cose, al di là di quello che dice Confindustria, credo che abbiamo bisogno di sinistra e non di essere tutti al centro. Credo poi che uno dei motivi per stare oggi qui sia anche quello della chiarezza. Mi sembra che le parole che il compagno Di Liberto ha detto sull'Iraq siano chiare. Torniamo a casa. E questo credo che sia un grande punto di impegno. Torniamo a casa. Certo, onore a chi è morto, su questo non c'è dubbio. Chi è andato là comandato per servire il Paese. Ma tocca a chi governa il Paese riportarli in qua. Io poi, al di là del programma di governo che molti hanno letto e molti no, credo che sarebbe utile capire quello che si vuole fare dopo. Non c'è solo il governo e i conti di questa nazione, c'è il fatto di dover stare in mezzo a un mondo che oggi si divide sempre di più tra nord e sud del mondo. E quale politica possiamo fare? Quella che noi vogliamo solo crescere nel nostro paese in un Mediterraneo dove può infuriare la guerra? Credo di no. Credo che noi dobbiamo andare, come sinistra, a capire anche questo, a capire le ragioni anche degli altri paesi. Io non credo alle guerre di religione. Le guerre non si fanno per la religione, si fanno sempre per i soldi. La religione serve per coprire, serve per dire, hai visto, dobbiamo difendere i nostri principi. Ma di solito non è così, dalle crociate in avanti sono sempre gli interessi che hanno fatto le guerre. E allora io credo che al di là del programma di governo per risanare il Paese, ci sia bisogno di un grande impegno per la pace mondiale. La gente credo abbia capito che questa volta il centro-sinistra si presenta unito, che c'è un leader serio, che i partiti sono uniti dietro, che c'è un programma. Credo però, e qui finisco, perché altrimenti la terrei troppo lunga, io penso che un problema ci sia. Oggi qui siamo tutti uniti, perché c'è la necessità di mandare a casa questo governo. Questo governo che è stato uno dei peggiori degli ultimi anni. Ma al di là di mandare a casa questo governo, c'è il bisogno di governare domani, e di continuare domani ad essere uniti, tutti insieme. Servono i voti dei partiti che hanno il 2% come di quelli che hanno il 20%. Io credo che qui occorrerà un grande sforzo e credo che proprio sia giusto chiedere al compagno Di Liberto di essere fra quelli che cercheranno di unire questo gruppo di partiti che dovrà governarci, perché con i distinguo non andremo avanti. Abbiamo quindi bisogno di chiarezza, di lealtà, di impegni seri per portare questo Paese fuori dagli attuali problemi, dal fatto che la gente faccia fatica ad arrivare alla fine del mese. Grazie. Noi ora la compagna Crispino, che è una nostra candidata alla Camera, è una compagna che lavora da anni
contro il degrado delle carceri, fa un lavoro importante e prezioso, per cui gli cedo molto volentieri 2 minuti la parola. Allora, io sono stata un ispettore capo di polizia penitenziaria. Siccome sono fiera di appartenere al Partito dei Comunisti Italiani, comincio dalla prima cosa. Regalo questo pubblicamente, che è il mio cappello, l'ultimo cappello che ho usato, a un uomo politico che ha conquistato la nostra stima con i fatti, non con le parole. Perché il mio amico è un amico. Perché gli avevo chiesto una cosa, di aiutare a riconquistare la dignità. E lui, nel nostro programma, perché è il mio partito, il Partito dei Comunisti Italiani, è quello che i diritti sono di tutti, i privilegi di pochi. Io 3 anni fa gli ho chiesto di aiutare a ridare la dignità ai miei colleghi. È stato l'unico che ci ha risposto quando abbiamo denunciato la TBC in carcere. Perché noi ritenevamo che dovesse essere corretto verso la città, verso i detenuti e verso gli operatori. È stato l'unico che ci ha aiutato in un'interrogazione parlamentare. Lui ci ha aiutato in altre situazioni quando era ministro, perché un bolscevico ha dato l'articolo 41 bis agli albanesi, gli altri no. Un bolscevico ha capito che per me e per altri miei colleghi era importante non subire il mobbing, ma non fosse un aiuto d'amico, ma di diritti, perché noi vogliamo i diritti, che sono quelli che ogni lavoratore deve avere e non mendicare. Io ritengo che questo sia stato il peggior governo, ma il peggior ministro è quello attuale, che ritiene che detenuti e operatori debbano stare in un contenitore. In questo contenitore non possono essere rinchiusi conflitti diversi, persone l'un contro l'altro armate, perché comunque la città dopo dovrà avere sicurezza, e la sicurezza non si dice nelle parole di alcuni su bellissimi manifesti, è nelle parole, ma è nei fatti principalmente. Quindi io sono fiera di essere del Partito dei Comunisti Italiani, non mangio bambini, ma se mai li dovessi mangiare li mangerei crudi e non cotti bolliti. Sono una persona che appartiene al genere, non alla categoria, e penso che comunque sia un discorso di rispetto di genere rispettare le pari opportunità. Io come persona, come donna, ringrazio Oliviero come uomo, che mi ha offerto l'aiuto come amico e mi ha aiutato tantissimo, ma ha capito che per me era molto più importante aiutare una categoria, quindi avere un diritto. Quindi lo ringrazio per avermi offerto aiuto, ma lo ringrazio ancora di più come donna per aver capito che era una battaglia di donna e avermi sostenuto da amico. Questo lo dico pubblicamente, perché non ha aiutato soltanto me e gli altri. I diritti, quando sono fatti e non parole, si dimostrano coi fatti. Quindi io ritengo di essere fiera di appartenere al Partito dei Comunisti Italiani. Se essere bolscevico significa rispettare lo Stato, le regole, vuol dire che è meglio che noi siamo e che contiamo nell'Unione, perché probabilmente questi diritti forse li conosce meglio un comunista e un bolscevico che alcuni che ne parlano ma non sanno neanche cosa sono. Vi inviterei ad essere altrettanto fiera come me di appartenere a questo partito, perché ho avuto aiuto non soltanto da Oliviero, ma uno splendido aiuto, perché siamo un bel gruppo, da Donatella Bortolazzi, che è stata forse la prima consigliera regionale a recarsi in carcere senza avvertirli, ancora non si sono ripresi, e il consigliere provinciale segretario della federazione, che in uno splendido team all'interno del consiglio provinciale e comunale ha fatto delle domande mirate affinché alcuni dirigenti della casa circondariale dichiarassero cose che poi con tempo risulteranno mendaci. Essere comunisti e essere a sinistra significa rispettare veramente i diritti della gente, non soltanto parlarne. Allora, con grande piacere, do la parola al nostro segretario, il compagno Oliviero Di Liberto.
dire che siamo bolscevichi, pensate, gli verrà un accidente a Berlusconi. Io credo che non sfugga a nessuno dei presenti l'importanza di queste elezioni, che hanno visto lo svolgersi di una campagna elettorale che sta per terminare e che davvero è stata una campagna elettorale pessima, pessima. Io non ne ho mai fatto una così. Ed è stata una pessima campagna elettorale, secondo me, per due motivi diversi tra loro. Il primo è che abbiamo assistito all'esplodere di una violenza da parte di uno dei due candidati, il Presidente del Consiglio in carica, che francamente non si era mai vista nella politica italiana. Insulti di tutti i tipi, arroganza verbale, spesso non solo verbale, una presenza ossessiva su tutte le televisioni, tutte le trasmissioni possibili e immaginabili, compresa Isoradio, è apparso alla radio, non è una battuta, mentre gli automobilisti italiani camminavano serenamente una domenica, è apparso Berlusconi in audio. E una campagna elettorale però brutta, secondo me, anche per un altro motivo, e cioè non si è quasi mai parlato dei problemi delle italiane e degli italiani. E cioè non si è fatto un buon servizio alla politica. Perché la politica dovrebbe essere fatta di cose e non di parole. Vi faccio un esempio concreto. Io sono stato da 10 giorni assalito dai giornalisti italiani in tutte le città d'Italia dove mi sono recato, e credetemi, sono state molte, sono stato assalito con una domanda. Pensate, la prima domanda. Adesso sta scemando la cosa, ma all'inizio era una cosa che io giudico pazzesca. Arrivavo in una città, magari in una città come Torino, con la crisi industriale devastante che c'è, e mi dicevano: cosa pensi del Caimano di Nanni Moretti? Io non penso un accidente del Caimano di Nanni Moretti. Non credo che sia questo il tema né della campagna elettorale né della politica. È un film. Forse lo andrò a vedere, forse non lo andrò a vedere. Ma non ha niente a che fare con i nostri concittadini che ad esempio vivono con 400 euro al mese. Quello è la politica. Con la sanità che non funziona, con la scuola pubblica devastata da quella tsunami che si è abbattuto sull'Italia che si chiama Letizia Moratti, con le cose. Io tra poco compio 50 anni, vi devo confessare che mi sono proprio stancato. Mi sono stancato della, e forse si sente anche dalla po' di irascibilità, mi sono stancato del linguaggio politicamente corretto, per esempio, del fatto che non si riescono più a nominare le cose con il loro nome. Mi sono stancato di fare una politica nella quale non si parla della politica. È una specie di balletto. Cosa pensi della dichiarazione di Casini? Ma non penso niente, che mi importa? Che poi così io dichiaro sulla dichiarazione e l'indomani sui giornali questa è la notizia. In Italia muoiono 4 persone al giorno sul lavoro. Ci rendiamo conto di che paese bizzarro è questo? 4 al giorno muoiono più in Italia sul lavoro che nella striscia di Gaza in Palestina. C'è una guerra. 4 al giorno sono una guerra. È una sporca guerra invisibile perché non è dichiarata e non se ne occupa nessuno. Ieri è morto decapitato un ragazzo di 19 anni in un quartiere a Milano, io ero a Milano. E non si parlava di questo, non si era cronaca nera, non politica. Questa è politica, altro che. Allora, io vorrei fare con voi stasera un ragionamento su alcune cose, appunto,
di cui è raro sentire parlare. Per provare a restituire, lo diceva Venturi, dignità a questa attività che facciamo noi, cioè la politica. E vorrei provare a fare un confronto tra la situazione che vivono i ragazzi di oggi e non il 2001, cioè quando abbiamo lasciato il governo noi, è troppo comodo. Vorrei fare un confronto tra la situazione dei ragazzi di oggi e quella dei ragazzi di 30 anni fa, quando ero ragazzo io, per vedere se si sta meglio o peggio. E tenete presente che 30 anni fa governavano i democristiani, democristiani e socialisti, non governavano i comunisti. Voglio fare questo confronto in pubblico con voi, insieme a voi, anche perché è la prima volta da un secolo che i nostri figli, i figli della mia generazione, per la prima volta staranno peggio di come stavano i loro padri, mentre è sempre stato il contrario. Mio nonno era ferroviere, mio padre è stato meglio di mio nonno, ha avuto più diritti, più risorse, più servizi sociali, io a mia volta sono stato meglio di come è stato mio padre, ma i nostri figli per la prima volta stanno peggio. Allora, cosa è successo 30 anni fa? È successa una cosa banale, ovvia. Io ho iniziato a lavorare, avevo 20 anni. Ho iniziato a lavorare e ho firmato un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Con quel contratto io avevo la mia vita tutta, tutta qua, sino a quando, spero il più tardi possibile, me ne andrò da questo mondo, sicura. Con quel contratto, prima me ne sono potuto andare da casa dei miei genitori e mettere su una casa per conto mio, pagando un affitto. E ho potuto pagare l'affitto, che si paga tutti i mesi, come noto, perché per tutti i mesi mi davano lo stipendio. Poi con quello stesso contratto di lavoro sono andato in banca e ho chiesto un mutuo e mi hanno concesso il mutuo perché quel contratto era sicuro, a tempo indeterminato, appunto. Ho comprato la casa dove abitavo, ho messo su famiglia, cioè ho fatto le cose normali ma fondamentali della vita. Ed ero sicuro che alla fine della mia vita lavorativa, grazie a quel contratto, io avrei ricevuto una pensione. Tutte le cose che ho elencato sino adesso, i giovani di oggi non le possono più fare. Non è un'opinione, è un fatto. Purtroppo, se uno ha un lavoro precario, a termine, può permettersi di pagare un affitto, non parlo di comprare una casa, non ne parliamo proprio, un affitto tutti i mesi, andarsene da casa dei genitori, come ho fatto io a 20 anni. Adesso rimangono sino a tanto, sono i nonni che mantengono i nipoti. Sono contratti di 2 mesi, di 4 mesi, ogni tanto sono contratti di una settimana. O addirittura, uno l'ho portato proprio al Presidente del Consiglio, contratto della provincia di Modena, la Maserati di Modena, fa i contratti di 5 giorni. 5 giorni e non una settimana, perché così non paga il sabato e la domenica a questi che assume. Capite in che paese viviamo? Lo sfruttamento più selvaggio, sfruttamento in senso stretto. E se uno non ha un lavoro sicuro e stabile, non ha nemmeno un salario sicuro e stabile. Quindi viene privato di un diritto che viene prima del diritto al lavoro. Si è privati del diritto al proprio futuro, perché non hai più alcuna certezza. E una delle certezze che è venuta meno, e di cui non parla nessuno, sembra scomparso questo problema, una delle certezze venute meno è la certezza di avere la pensione. I miei genitori sono andati in pensione tanti anni fa. Qui ci sono tanti giovani, per fortuna, ma ci sono anche persone, ogni tanto la voce si abbassa, ma capirete facendone 3 o 4 al giorno,
ci sono persone dell'età dei miei genitori. Una volta si andava in pensione con circa l'80% di pensione dell'ultimo salario. Perché? Perché la pensione si calcolava sulla base degli ultimi stipendi. Adesso non è più così. Dal 1995 il sistema pensionistico è contributivo, cioè tu prendi la pensione che è calcolata sulla base dei contributi che sono stati versati nel corso della vita lavorativa. Bene, anzi male. Qual è l'effetto? È un calcolo aritmetico, non è difficile da fare. Se per 40 anni una persona ha lavorato sempre, tutti i mesi, quindi per tutti i mesi, per 40 anni, gli sono stati versati i contributi. Sapete quant'è la pensione? Ripeto, ha lavorato sempre per 40 anni. La pensione è il 43% dell'ultimo salario. Se prende 1000 euro come ultimo stipendio, la pensione è 430 euro, cioè la fame. Ma attenti, questo nell'eventualità che abbia lavorato sempre. Ma se uno ha lavorato saltuariamente, ogni tanto sì, ogni tanto no, e se è stato assunto con le forme, sono 48, con le forme contrattuali della legge cosiddetta Biagi, bene, queste forme di contratto, ancora una volta non lo dice nessuno, sono tutte decontribuite, cioè per fare un altro regalo al datore di lavoro si pagano meno contributi. I ragazzi di oggi ce l'avranno la pensione, quelli assunti con le forme precarie. Se noi non interveniamo subito, non l'avranno, avranno la pensione sociale. I ragazzi non ci pensano, io me lo ricordo quando avevo 18 anni, mica pensavo a quello che sarebbe successo quando ne avrei avuto 65 o 70, c'è un sacco di anni. Ma se i ragazzi non ci pensano, una classe dirigente degna di questo nome ha il dovere di pensarci, perché altrimenti noi consegneremo un'intera generazione alla macelleria sociale quando sarà anziana. E allora, quando noi, dopo queste elezioni, torneremo a governare il paese, una legge come questa, che priva i ragazzi e le ragazze del proprio futuro, noi non ci possiamo limitare a correggerla qui e là, a limare qui e là, ad emendare. Noi dobbiamo assumere un impegno e noi lo assumiamo pubblicamente. Noi questa legge dobbiamo batterci per abrogarla, per cancellarla dall'ordinamento italiano. Come peraltro chiede la CGIL, quindi non è che è una cosa estremista, lo chiede la CGIL nel proprio documento del Congresso Nazionale appena concluso. Questo è il primo aspetto, lavoro. L'altro aspetto, altrettanto grave, è quello della scuola. Noi abbiamo avuto davvero, io lo dico in tutte le città d'Italia, non mi ha ancora querelato, quindi forse è d'accordo anche lei, abbiamo avuto una sciagura. Avere avuto 5 anni l'orrenda Letizia Moratti, non è un giudizio estetico naturalmente, non è un giudizio estetico, come ministro dell'istruzione, è davvero una sciagura biblica. A un paese arrivano le cavallette e a noi è arrivata Letizia Moratti, non so come dire. E badate, purtroppo non c'è niente da ridere, ci sorridiamo, perché anche sulle sciagure, sulla sofferenza si può sorridere. Cosa ha fatto la Moratti per 5 anni? Ha fatto 2 cose. La prima, tagliando del 40%, come ho dimostrato con le circolari del suo ministero durante l'incontro con Berlusconi, circolari del ministero, tagliando del 40% i finanziamenti alla scuola pubblica, cioè quella di tutti, la Moratti ha distribuito generosamente i soldi di tutti noi a scuole e università private.
alcune sono state parificate. Sempre in quella trasmissione ne ho ricordato una perché è clamorosa. Con un colpo di mano ad agosto del 2004, si fanno sempre ad agosto queste cose, quando la gente in ferie, però poi bisogna pubblicarlo in Gazzetta Ufficiale, quindi si scoprono le cose. La Moratti ha parificato alle università statali un'università che esisteva già, ma che era privata. Un'università che, pensate, era stata finanziata sino a quel momento da un noto gentiluomo che si chiama Fiorani, attuale ospite dello Stato, diciamo così, no? Che io pensavo lo finanziasse con i suoi soldi, poi abbiamo scoperto che i soldi Fiorani li pigliava dai conti correnti di risparmio dei suoi clienti, ma insomma era privata. Questa università si chiama l'Università dei Legionari di Cristo. Non ci facciamo mancare niente in Italia, niente. Bene, l'Università dei Legionari di Cristo è stata parificata. Noi parliamo oggi nella città che è sede della più antica università del mondo. Bene, i laureati di Bologna hanno lo stesso titolo dei laureati all'Università dei Legionari di Cristo, con i soldi nostri. Ma vedete, se la Moratti si fosse limitata a compiere una cosa pur gravissima come questa delle parificazioni e dei soldi alle private, diciamo così, sarebbe passata la storia come uno dei tanti pessimi ministri della pubblica istruzione, ma ha fatto una cosa molto peggiore. La Moratti ci ha fatto tornare indietro nel sistema scolastico di più di 40 anni. Anche questa è una cosa documentabile. La Moratti, il governo, la maggioranza, hanno reintrodotto in Italia un istituto scolastico che io ho fatto tempo a conoscere, io me lo ricordo. La Moratti ha reintrodotto in Italia l'avviamento al lavoro. Forse qualcuno dei presenti, tra i più anziani, l'avrà anche fatto quando era ragazzino. Avviamento al lavoro, che è stato abolito, era stato abolito in Italia, pensate un po', nel 1962, ed era stato abolito da un governo di democristiani e di socialisti, quindi non è che fosse una riforma rivoluzionaria, bolscevica, come direbbe la mia amica Filomena, no, era una riforma, era la riforma della scuola media unificata. I ragazzi di oggi non sanno di cosa parliamo. In due parole è facile da capire, è odioso, ma è facile da capire. I ragazzini una volta, quando uscivano dalle scuole elementari, quindi a 10 anni d'età, dovevano scegliere, quindi non sceglievano i ragazzini, sceglievano le famiglie, chiaramente a 10 anni chi sceglie? Le famiglie. C'erano due canali aperti. Uno che portava in un percorso sino al liceo e poi all'università, e un altro percorso dove a 10 anni andavi a imparare un mestiere manuale, avviamento al lavoro. Bene, questa cosa era la scuola di classe, perché, guarda caso, i figli dei benestanti andavano al liceo, poi all'università, e da grandi facevano i professionisti come loro padre. I figli dei lavoratori andavano a imparare un mestiere, perché era ritenuto una cosa più sicura, un mestiere manuale. E sapete perché non dovevano andare a scuola i figli dei lavoratori? Non era solo un punto di ingiustizia sociale, c'era proprio un disegno di società, un modello di società. Non dovevano andare a scuola perché la scuola è quella cosa che ti insegna a pensare, ti dà il senso critico, ti dà la cultura, e la cultura ti insegna a sua volta ad avere consapevolezza di quelli che sono i tuoi diritti. Dunque, non rompere le scatole, vai a imparare un mestiere. Fu abolito,
scuola media unificata, percorso unico per tutti, accessi liberi ai licei, poi successivamente riforma dell'università e accesso libero anche all'università. Nel corso dei decenni che abbiamo alle spalle, quei lavoratori che da ragazzi non hanno potuto studiare perché le loro famiglie non si potevano permettere di mandarli a scuola, hanno quei lavoratori lì mandato i loro figli a scuola e i loro figli hanno fatto strada nella vita, hanno avuto pari opportunità e se intelligenti, se con voglia di fare, se con voglia di studiare, si sono presi la laurea e sono diventati esattamente come i figli dei professionisti, ingegneri, medici, avvocati, insegnanti, eccetera, eccetera. Ma la possibilità per i figli dei lavoratori normali di andare a scuola è stata offerta dal fatto che in Italia c'era, sino a 2 anni fa, sino a questa sciagurata riforma, c'era una scuola pubblica, laica, gratuita e obbligatoria, la scuola della Costituzione Repubblicana, che questa banda di malfattori che sta al governo ha cancellato. E bisogna chiamarli con il loro nome. Sono degli autentici malfattori perché colpiscono uno dei principi di equità più di fondo. Se sei bravo devi poter studiare come gli altri. E oltretutto, anche se volessimo semplicemente fare un ragionamento sulla utilità di questa riforma, beh, questa riforma non serve a niente. Non è solo ingiusta, non serve. Perché o l'Italia investirà nella scuola, nell'università, nella ricerca scientifica, nella cultura e nei beni culturali, o altrimenti l'Italia verrà travolta dalla competitività internazionale, dalla competizione globale. Vedete, io faccio sempre un esempio, perché lo conosco da vicino, la Cina. Qui abbiamo un imprenditore coraggioso, che io ringrazio per aver accettato la candidatura come indipendente nelle liste dei comunisti, che ha parlato esattamente del tema della competizione, e cioè che non è in contraddizione con l'equità, anzi l'equità aiuta le imprese a stare sul mercato. Ma vogliamo parlare, visto che Berlusconi ha dichiarato guerra alla Cina, come avete visto, anche dopo averla dichiarata a quasi tutti i paesi del mondo, o lui o i suoi ministri, di Cina si parla sempre a sproposito. Arrivano prodotti cinesi? Arrivano, certo, e sono più a buon mercato. Alcuni settori dell'industria italiana, soprattutto manufatturiera, sono al collasso. Noi non ne siamo affatto contenti, anzi, sono posti di lavoro che si perdono e ricchezza che si perde. Ma perché la Cina è competitiva? C'è una prima risposta banale e superficiale che dice: in Cina il costo del lavoro è bassissimo, la manodopera costa poco. È vero, costa molto meno che in Italia o in Europa, però la manodopera non costa praticamente nulla in tutto l'Est e in larga parte anche dell'Europa ex, diciamo dell'Europa orientale. Ma a Singapore, in Vietnam, in Corea costa sicuramente meno che in Cina. Perché questi paesi non sono competitivi? Cosa ha la Cina in più? Cosa sta facendo da decenni? Da decenni. La Cina sta investendo esattamente nella ricerca, nella cultura, nelle scuole, nelle università, nel quello che si chiama con termine pessimo il know-how, che stanno comprando, facendo una operazione che porta il 5% del prodotto interno lordo cinese, il 5% del PIL investito in ricerca scientifica, il 5% di un immenso prodotto interno lordo, viste le dimensioni della Cina. Il governo Berlusconi, sapete quanto investe del prodotto interno lordo nella ricerca? Lo 0,2%. La media europea è il 2%. Non è come la Cina, ma viva Dio,
tra lo 02 e il 2 c'è l'abisso. Noi dobbiamo investire nell'intelligenza dei nostri concittadini. C'è un dato di cui non parla nessuno. L'Italia era, sino a non molto tempo fa, il primo paese europeo per numero di brevetti industriali. Cioè l'inventiva, l'intelligenza, la curiosità di scoprire è crollata in 5 anni all'ultimo posto d'Europa come brevetti, come quelli registrati, c'è un ufficio apposito per registrare i brevetti, quindi si contano, non ci vuole molto. E cioè è l'idea che la cultura non serve, anzi è un impaccio la cultura, e viceversa è l'unica cosa possibile che ci consentirà, se noi cambieremo marcia, di avere prodotti migliori, e i prodotti migliori li fanno manodopera migliore. Allora non serve a nulla insegnare quando hai 12 anni un mestiere, non serve a nulla, perché non siamo negli anni 50 dove tu imparavi un mestiere, quello sarebbe stato il tuo mestiere tutta la vita, perché era quello. Oggi la tecnologia e la scienza vanno avanti di 6 mesi in 6 mesi e in certi settori di mese in mese, e aver imparato a 12 anni un mestiere che dopo 6 mesi è superato ti crea un handicap che ti durerà per tutta la vita. E invece bisogna investire sulla flessibilità. Tutti parlano di flessibilità, anch'io, ma di una flessibilità diversa, la flessibilità dell'intelligenza, in modo tale che tu abbia gli strumenti per poter poi nel corso della tua vita fare qualunque cosa, dal lavoro manuale al lavoro intellettuale, ma hai il senso critico, hai la possibilità di adeguare te stesso alla vita che cambia, alla scienza che va avanti. Ecco cosa dobbiamo fare. Ed allora, quando torneremo a governare, ancora una volta, queste riforme del signor Moratti, noi le dobbiamo cancellare dall'ordinamento italiano. E attenti, nel programma dell'Unione, e io ne sono fiero, c'è scritto che noi prendiamo l'impegno di elevare l'obbligo scolastico, non la formazione, l'obbligo scolastico progressivamente, prima ai 16 e poi ai 18 anni per tutti, in un percorso che appunto accompagni il ragazzo, la ragazza, a migliorare la propria intelligenza e la propria cultura.